sindaco vi ha già presentato questi quattro ragazzi che sono seduti qui. Li abbiamo conosciuti un anno fa in questa sala, un anno fa abbiamo detto stiamo facendo il PAES, loro erano venuti ad ascoltare e poi si sono proposti, hanno detto ci interessa, abbiamo studiato delle cose, vogliamo provare a condividerla. Alcuni di voi magari li hanno già conosciuti perché abbiamo fatto l'intervista. Stasera ci presentano il lavoro che hanno fatto e ci presentano anche delle proposte, quindi vi lascio la parola. Ecco, sì, come ha detto il sindaco, come ha detto Marco, un anno fa noi circa siamo venuti sempre in questa sala per la prima volta ad ascoltare una presentazione, un normale incontro sul PAES. Non sapevamo bene cos'era, ma subito ci ha preso, tanto che alla fine dell'incontro siamo rimasti qui e quando ormai quasi tutti erano usciti abbiamo parlato con Marco e ci ha detto beh, se avete voglia di darci una mano siete i benvenuti. E così abbiamo iniziato questa collaborazione a febbraio di quest'anno, 2014, con il Comune per portare avanti un percorso di progettazione partecipata che è uno dei passi per attuare questo PAES, questo piano d'azione per l'energia sostenibile. Noi siamo quattro studenti, cioè tre studenti e un laureato. E io studio ingegneria energetica a Padova, anche Marco studia ingegneria energetica a Padova, mentre Andrea studia ingegneria elettrica sempre a Padova e Michele è un laureato in ingegneria elettrica a Padova. Abbiamo quindi iniziato questa serie di interviste alla cittadinanza e adesso cercheremo di restituire un po' quelli che sono stati i risultati che abbiamo ottenuto e quali saranno anche le proposte che vorremmo fare a tutta la cittadinanza, in primis a voi che siete qui stasera, per portare avanti, anzi per iniziare veramente questa progettazione partecipata. Lascio parola ad Andrea. Buonasera a tutti. Allora, niente, sostanzialmente, appunto come diceva prima il sindaco, il nostro obiettivo era capire quali potevano essere problematiche per un cittadino qualunque di Sant'Orso a fare determinati investimenti che vanno in una certa direzione che crea del PAES. E dall'altra parte c'era appunto l'obiettivo di arrivare a quei risultati in maniera partecipata, in un percorso partecipato. E il metodo che abbiamo studiato, che abbiamo pensato poteva essere ottimale, è stato quello delle interviste dirette e contatto diretto. E si sono suddivise in due parti, diciamo. Nella prima parte abbiamo cercato di individuare quelle persone che pensavamo potessero essere più attive nel territorio e quindi magari avessero già sviluppato una certa sensibilità in questo senso, e abbiamo dedicato delle interviste. E poi una seconda parte abbiamo cercato di chiedere anche in maniera molto semplice, molto immediata, ai qualsiasi cittadino con cui arrivavamo in contatto che sensazioni aveva su interventi di efficientamento energetico, piuttosto che sulle emissioni, piuttosto che altre azioni del PAES, eccetera. E questo lavoro è stato fatto al mercato del paese e all'Ingomà, quindi riuscendo anche a ottenere due fasce d'età molto diverse per loro. E poi vedremo cosa i risultati. L'obiettivo, diciamo, di queste interviste possiamo riassumere in queste domande che abbiamo evidenziato: quali interventi si possono realizzare in un comune di Sant'Orso, un comune come Sant'Orso, da parte dell'amministrazione ma anche da parte del cittadino di Sant'Orso, secondo appunto i cittadini. Quali sono i principali problemi per raggiungere questi obiettivi? E se esistono delle soluzioni alternative allo stato attuale. Sintetizzando molto, o meglio, i risultati non sono affatto sintetici, però il processo l'abbiamo sintetizzato. Ciò che è emerso nella prima fase di interviste, quindi verso i cittadini particolarmente attivi, possiamo vedere le due grafici a torta, come il problema più rilevante è il problema economico, ovvero, tra parentesi,
problema economico, o meglio la non conoscenza del vero problema economico. Quindi c'è l'investimento da fare, anche se non si conoscono le metodologie per poter poi recuperare l'investimento e in quanto tempo. Ed è chiaramente una difficoltà per fare l'investimento di per sé. E un altro problema evidenziato è quello della burocrazia, che anche nella seconda fase è un problema molto rilevante. Le proposte sono state molte, proposte di cosa può fare un comune come Sant'Orso, ne evidenziamo quattro: quello di creare dei gruppi di interesse che portino avanti dei progetti comuni, e questo appunto risponde alla problematica dell'informazione; uno sportello informativo che renda possibilmente a conoscenza del cittadino che abbia mezza intenzione di fare degli investimenti, quali sono gli step, le fasi che deve fare, e questo risponde alla domanda della burocrazia, al problema della burocrazia. E dopodiché delle case virtuose, diciamo, che hanno già fatto gli investimenti, aperte ai cittadini, in modo da poter conoscere effettivamente questi benefici, come è stato detto in precedenza. Per quello che riguarda la seconda fase, abbiamo estrapolato sostanzialmente, possiamo vedere, per quello che dicevamo prima, l'intervista all'Ingroma e l'intervista al mercato, che rispondono a due fasce d'età sostanzialmente diverse, hanno 35 e over 50. A parte una conoscenza del PAES abbastanza limitata, ma era prevedibile, insomma, è interessante notare come le difficoltà di popolazione, a prescindere dalla fascia d'età, siano state individuate come quella economica e quella della poca informazione, quella della non conoscenza di cosa bisogna fare per poter investire in sicurezza e quindi qual è il ritorno dell'investimento. Mentre le proposte che abbiamo rilevato più frequenti si riferiscono allo sportello informativo per la fascia più giovane e il gruppo d'acquisto energetico, che risponde alle difficoltà economiche, ma poi ci soffermeremo su questo aspetto. E per quello che riguarda la popolazione più anziana, si nota come c'è la necessità degli incentivi concreti economici, e poi una priorità può essere l'installazione di impianti fotovoltaici, anche qui legato però a un incentivo economico. Adesso parla Marco. Allora, non è l'unico paese che sta portando avanti progetti simili, ci sono già altri comuni, altre associazioni che stanno lavorando in questi termini. Una delle proposte che abbiamo ricevuto appunto è quella di organizzare dei gruppi d'acquisto energetico, che non riguardano solo l'ambito fotovoltaico, ma riguardano tutta una serie di impiantistiche, anche a livello di casa, di abitazione vera e propria, come può essere il gruppo d'acquisto sull'acqua calda sanitaria, delle pompe di calore, dei piani di cottura a induzione, l'efficienza energetica e i veicoli elettrici. Come dicevo, altri comuni stanno lavorando in una progettazione partecipata. Ho individuato un esempio su tanti: San Lazzaro di Savenna in Emilia Romagna sta lavorando, oltre un percorso di partecipazione molto avanzato, ad esempio organizzato quella che hanno chiamato la comunità solare locale, cioè una comunità in cui vengono investiti dei soldi dei cittadini in impianti sia su tetto sia in campi fotovoltaici veri e propri, dove il cittadino decide di partecipare in varie fasce, mettendo un contributo minimo a un contributo molto più rilevante, in cui poi si hanno del ritorno degli investimenti. Invece di investire a livello bancario o in altri sistemi, si investe a livello locale. Che cosa fare ora a Sant'Orso? Riassumendo, noi abbiamo individuato 5 aree tematiche più rilevanti, che sono quelle della sensibilizzazione, dello sportello informativo, come diceva prima Andrea, uno sportello dove chiunque può andare, trova un tecnico, un esperto,
che risolve alcuni problemi burocratici, economici e di natura appunto tecnica. Il gruppo d'acquisto energetico, che abbiamo già citato, un'incentivazione, trovare i modi di incentivare economicamente questi interventi sia a livello comunale fino a livello europeo e agire sulla mobilità, un dato che non è stato citato in precedenza, il 38% delle emissioni del comune riguarda appunto la mobilità e quindi bisognerà pensare a degli interventi anche in questo ambito. Per agire bisognerà farlo insieme e quindi lascio la parola a Michele. Sì, come appunto è già stato detto sia dal sindaco ma anche parlando insieme all'amministrazione intera, c'è la ferma convinzione che per portare avanti un percorso del genere bisogna farlo assieme. E quindi perché parliamo di partecipazione? Perché mai dovremmo fare un percorso partecipato quando il PAES esiste già, è già stato redatto dall'amministrazione, è un librone di 100 e rotte pagine che potete tranquillamente leggervi dal sito internet e quindi uno potrebbe dire vabbè, ma gli interventi sono già stati delineati, perché mai dovremmo noi cittadini metterci in gioco per portare avanti una strada del genere? Perché stiamo parlando di un tema che ci riguarda tutti in primo luogo. Ridurre le emissioni è, come citava prima il sindaco, l'amministrazione comunale incide per il 5%, quindi probabilmente loro magari potrebbero anche pensare sì, mettiamo il cappotto al municipio, pensiamo a qualcosa, però per se vogliamo veramente agire in maniera significativa dobbiamo partecipare insieme. Questo non vuol dire che ora dobbiamo tutti quanti insieme aderire e dire sì, tutti quanti ci mettiamo il cappotto in casa, tutti quanti andiamo in bicicletta, non è questo il senso della serata e neanche il senso del PAES. Quello che l'amministrazione comunale pensa e ne è convinta, ma ne siamo convinti anche noi che ci abbiamo lavorato, è che c'è bisogno di unire le forze in primo luogo per capire le esigenze che ha Sant'Orso, e lo abbiamo già fatto con il nostro percorso di interviste, ma si può ulteriormente fare ampliando il raggio d'azione, quindi condividendo con il passaparola eccetera, e poi anche capire come portare avanti e portare avanti questo progetto di sensibilizzazione e di ideazione di questi interventi assieme, partendo appunto dai cittadini. Appunto, l'obiettivo, non tanto l'obiettivo, ma una delle cose più importanti di questa serata sarebbe uscire da questa stanza avendo dato un volto a un gruppo di lavoro formato da cittadini e da chiunque voglia mettersi in gioco, che possa portare avanti, partendo dal lavoro che abbiamo fatto noi, quindi partendo da, come diceva prima Marco, da quei 5 interventi che noi abbiamo individuato, ma aggiungendone anche altri, appunto approfondendo la questione, riuscisse a capire come portare avanti questa serie di interventi. Quindi ora, noi avevamo pensato di, appunto, adesso ci sarà un momento di anche di confronto, di dibattito, riuscire appunto a dare un volto a questo gruppo e già prefissandoci alcuni incontri in cui sarà possibile trovarsi assieme per capire il metodo, un po' cos'è questa struttura di questo gruppo. E questo pensavamo di farlo al primo incontro che abbiamo già fissato per il 4 dicembre, giovedì 4 dicembre. E ce ne sarà un altro in cui parleremo più in dettaglio dei temi, quindi magari si potrà partire da quello che è emerso dal nostro lavoro e ognuno di noi potrà portare qualcos'altro per arricchire quello che è il bagaglio dei temi di questo gruppo. E infine, come ultimo di questi primi incontri, si pensava di passare un po' alla formazione e quindi approfondire un po' quelli che sono questi temi e capirne la fattibilità e anche in che maniera portarli avanti.
ecco appunto, non si tratta di un gruppo in cui bisogna essere esperti, in cui bisogna essere dei tecnici di settore, ma si tratta di un gruppo in cui dal nostro punto di vista la cosa più importante è aver voglia di mettersi in gioco, sentire l'esigenza di dover fare la propria parte per riuscire a portare un contributo per l'obiettivo comune che abbiamo, che è quello appunto di che è contenuto nel PAES, che è quello di ridurre le emissioni. Partiamo dal nostro piccolo. Bene, con questo andiamo a concludere il nostro intervento e proseguiamo con la serata. Grazie. Bene.